Yeah. He could take you all around the world. Yeah, I know he could take you places. I ain't finna take you nowhere. All I got for you is fuck faces. E bella a tutti ragazzi, io sono Darkan e bentornati in questo nuovissimo video della carriera con un ennesimo episodio di questa serie che comunque è la più longeva del mio canale, oltre a Clash Royale se non sbaglio. Quindi ragazzi, siamo di nuovo con la carriera dopo tanto tempo perché ho messo la storia ieri su Instagram, se non mi seguite seguitemi, link in descrizione, perché non riuscivo mai a registrarla, ho un pochettino, non tanto problemi ma più che altro interrogazioni a scuola e quindi non sono riuscito a registrarla. Oggi ci siamo, la registreremo e come potete ricordare oppure potete vedere abbiamo Juve fuori casa, Sassuolo in casa e poi inizierà il mercato, abbiamo l'Atalanta in casa se non sbaglio, sì. Quindi ci andiamo subito a giocare il big match Roma e scusate Juventus Roma. Questa partita sicuramente sarà incredibile con la formazione titolare. Ci vediamo all'Allianz Stadium. Eccoci qui all'Allianz Stadium, signore e signori, con Juventus Roma, una partita che vale più di tutte le partite della Serie A, perché oltre a essere comunque Juve Roma è sempre stata una partita molto prestigiosa. Ci si gioca anche il terzo o quarto posto, non mi ricordo bene, perché la Juventus è a più 3 sulla Roma e se la Roma dovesse vincere arriverebbe a pari con la Juve, con lo scontro diretto a favore, quindi sarebbe sopra la Juventus. Vedremo, perché oggi ci sono ritorni, grandissimi ritorni degli ex, con Buffon a coprire la porta della Roma contro la sua ex squadra ormai, che l'ha accompagnato per molto tempo. Come potete vedere ci giochiamo il terzo posto perché la Roma è 31 e la Juve a 34. La Roma può ancora puntare allo scudetto perché non è tanto lontano, è a 7 punti dall'Inter, abbiamo un altro scontro diretto. Ma l'attesa è finita, si comincia. Nainggolan, grande cosa di Gabriel Jesus, ora Dzeko tenta il tiro! Che palo incredibile! Che palo incredibile, su azione magnifica della Roma. Ora Gabriel Jesus sbaglia tutto. Gabriel Jesus, Strootman, non c'è fallo? Sì, invece. C'era il fallo di Miralem Pjanic, quindi punizione da limite per la Roma. La Roma non ha proprio veri e propri tiratori di punizioni, ma potremmo farla tirare non a casa uno come Kevin Strootman. O meglio, no, niente schemi, la tira Kevin. Il tiro di Kevin. Che parata di Szczęsny ancora una volta, che portiere anche lui. La Roma è molto svelta in questa prima parte del primo tempo, anzi seconda parte. Dzeko ora per Nainggolan, che il tiro! Raggia Nainggolan, 1-0 per la Roma. Il gol è del capitano. Che gol, fantastica azione, fantastico gol, dove Szczęsny davvero questa volta non poteva fare nulla. Grande assist di Ali Dzeko. Nainggolan se ne salta con il controllo, se ne salta subito Matuidi e poi la butta sotto la traversa alla sinistra di Szczęsny. Traversa gol, impossibile prenderla. Grande Roma. La palla va fuori, ci sono anche cambi per questi ultimi 10 minuti. La palla addirittura per la Roma. Cerchiamo di tenere palla ragazzi. Strootman, non ci sono stati praticamente tiri in questo secondo tempo. Attenzione ora Strootman, 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 vede Dzeko in mezzo. Dzeko! Edin Dzeko, il 2-0 alla Roma che praticamente chiude la partita perché siamo all'82esimo. Ho appena detto che non c'erano stati tiri nel secondo tempo. Arriva Strootman che comunque di forza la leva. Da grande centrocampista serve a Dzeko che ha tutto il tempo di stoppare, tirare e fregare Szczęsny. Grande gol di Dzeko, come dicevo prima, grande Roma. La Roma vince 2-0 fuori casa all'Allianz Stadium contro una Juve molto forte che era sopra di noi e adesso non più. Ci vediamo all'Olimpico per Roma-Sassuolo. Stadio Olimpico di Roma per Roma-Sassuolo. Una partita da non sottovalutare per la Roma, che comunque viene da una vittoria incredibile all'Allianz Stadium per 2-0. Ora è tutto più fattibile perché noi siamo a 34, l'Inter che è prima in classifica a 39 ma con una partita già giocata, quindi alla Roma manca una partita. E questa infatti è la formazione, addirittura il Sassuolo è primo, Sassuolo primo in classifica e noi lo incontriamo oggi. Dobbiamo assolutamente vincere. 45esimo, più recupero, più 2 di recupero, Missiroli, attenzione Sturaro. Sturaro, 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 il tiro, Buffon la prende. Attenzione, leviamo con la palla, facciamo finire il primo tempo. Finisce il primo tempo 0-0.
Sharawi proprio per Gabriel Jesus, che può iniziare a riscattarsi. Gabriel, 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 Gabriel. Mamma mia ragazzi, non c'è proprio, non c'è proprio la paraconsigli. Un tiro discreto, molto, molto sbagliato. Der che tenta il tiro, Duncan su di lui. Engolan la recupera e tenta il tiro ancora Consigli. Che parata. Caro Strootman la recupera. Passaccio di Zunder. Zunder. Proprio per Gabriel Jesus. Engolan. Mamma mia, Duncan gliela leva. Duncan gliela leva. Berardi ora. Attenzione, Carroll. Carroll Buffon contro Buffon. Il gol di Carroll. Al 73esimo non c'è fuori gioco. Dormita della difesa della Roma, ma incredibile questo Sassuolo, incredibile. Che squadra. La Roma adesso deve ribaltare o a perlomeno pareggiarla. Ma non l'asse se l'è proprio perso lì. Schick per Manolas. Attenzione, Kostas Manolas. Manolas, Manolas. Consigli che parata all'89esimo. Salva il Sassuolo. Non c'è la webcam, ma mi dovete vedere in questo momento. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Sale anche Gigi. Sale anche Gigi. Attenzione, no, la palla è per loro. E non tanto perché ci segnano, ma perché adesso finisce la partita, sicuro. 2-1 di recupero. E potrebbero anche segnarci, attenzione. Blinda la recupera. Non c'è più tempo, però, purtroppo. Il Sassuolo vince all'Olimpico. 1-0. Abbastanza meritato questo risultato. Ma è la Roma che non riesce a concretizzare le occasioni. Perché le occasioni 2-3 abbastanza abbastanza insomma importanti le ha avute, ma non è riuscita a concretizzarle. Purtroppo ci manca anche un esterno destro. Però Perotti non ci può stare lì. Ed è proprio questo uno dei problemi insomma di questa Roma. E si dice proprio che si voglia comprare Berardi. Se ci riesce Monchi e De Lullo, insomma, ci proveranno. Però ci sono sicuramente altre alternative. Vedremo. Vedremo come andrà questo mercato. Perché adesso inizierà. Stadio Olimpico di Roma. Ancora per Roma-Atalanta. La Roma ha perso con il Sassuolo l'ultima partita giocata qui all'Olimpico. Una strage, tra virgolette. Perché comunque la risuperata la Juventus, eccetera, eccetera. È andata un'altra volta giù in classifica. E si complica la corsa allo scudetto perché l'Inter ha vinto. Siamo con questa Roma contro questa Atalanta. Graziani. E Sharawi a giro. Palo. Che sfiga. Che sfiga. Lichtsteiner ora per Perotti. Attenzione perché c'è ancora Orsolini. Orsolini. Attenzione Orsolini, il tiro. Gol di Kurtic. 24esimo, la Roma in svantaggio e l'Atalanta in vantaggio invece. Papu gliela leva Nainggolan, molto bene. Perotti, Gabriel Jesus per Dzeko che tenta il tiro. Edin Dzeko al 44esimo, grande gol, grandissimo gol. Come al solito è sempre lui che riesce adesso a sbloccare la partita. Per fortuna Gabriel non c'è, c'è lui. Grande gol di Erin che rimette la partita sul pareggio. Attacco di Perotti, passaggio di Gabriel. Ma poi c'è un grandissimo tiro, un grandissimo gol di Erin. Davvero, davvero, davvero. Sotto l'incrocio. Grande gol di Dzeko. Berisha non può fare niente. Che cosa stava riuscendo? Ora Strootman, il tiro! Che palo incredibile di Kevin. Ora attraverso, non ho visto. Per Nainggolan che vede ora Sharawi. E Sharawi Berisha. La para a caldare, la butta in fallo laterale. Perotti, Dzeko, che vede Gabriel Jesus, molto bene. Gabriel, il pallonetto. Ma che cazzo stai facendo, il pallonetto? C'è il pallonetto di Jesus, che era anche abbastanza pensato bene, ma non riesce. Non riesce. Strootman per Perotti. Perotti di potenza riesce a resistere e la mette in mezzo dove c'è Sharawi. Berisha, cosa ha preso? Cosa ha preso anche questa volta? Niente, niente. Attenzione, cerchiamo di non prendere il gol. Attenzione, il Papu. Blind, attenzione. Buffon in calcio d'angolo. Ci salva Gigi. Ci sta salvando Gigi in questi ultimi minuti. Partita brutta. Davvero brutta, soprattutto da parte della Roma.
soprattutto da parte della Roma, noiosa e brutta. Anche questi altri due punti buttati via. Due punti buttati via. Quindi ragazzi, questo episodio è finito, perché siamo arrivati alle tre partite giocate. Una vinta, una persa, una pareggiata. Assolutamente non bene. Eravamo partiti alla grande con la vittoria fuori casa all'Allianz Stadium di Torino, ma niente da fare. Facciamo gli allenamenti mentre vediamo che la nostra avversaria agli ottavi di finale di Coppa Italia sarà il Cagliari, che sicuramente giocherà la seconda squadra. Vediamo se riusciamo, se siamo riusciti a prendere Domenico Berardi. Non penso, perché non avevamo tanti soldi da parte, quindi skippiamo fino alla prossima partita di Coppa Italia per vedere se è arrivato qualche cosa, se è arrivata insomma qualche offerta. Però sto vedendo comunque, ragazzi, Charlie Musunda del Chelsea in partenza, cioè vuole andare via, e ci sto facendo un pensierino, ci sto facendo un pensierino. Aspettiamo un po'. Berardi stallo, chiaramente, perché non abbiamo i soldi. Come vi dicevo, non abbiamo i soldi. Io andrei su Musunda per vedere se riesco a fare qualcosa. Musunda contattato la Inter, dice: non vogliamo assolutamente che lo prenda l'Inter, quindi tentiamo subito di comprarlo. Dov'è? Musunda ha accettato il trasferimento. Proviamo a comprarlo. Proviamo a comprarlo a tutti i costi. Non penso sia un giocatore, non penso sia un giocatore chissà che cosa. Però io provo con 10 milioni. Mi caccio 11 milioni. 11 milioni ci si può provare. Facciamo 10 e 6. Accettano per 10 e 6. Accettano per 10 e 6. Trattiamo subito. Eccoci qui, Musunda vuole un gioco, un ruolo da turnover. Io accetterei. Durata del contratto 4 anni vanno benissimo per me. Vanno bene anche per lui, perfetto. Non vogliono clausole accessorie, va bene anche per me. 105 bonus d'ingaggio di 1.3. Facciamo il bonus d'ingaggio, lo diminuiamo di 300.000 euro. Cosa dici? No, vuoi 1.3? Facciamo 1.100. Non mi va di darti tutti quei soldi, scusami. 1.100, 1.3, gliela accettiamo a 1.3. Musunda della Roma, come vi dicevo, non penso sia un esterno destro fortissimo, ma penso che sicuramente il overall sarà basso, ma potrebbe dare davvero tanto a questa Roma. Come dicevo, un 77, lo prevedevo, ma io direi di levare Perotti e metterlo in panchina per eventualmente sostituire Sharawi. Musunda, bel giocatore, speriamo di farlo crescere con noi. Speriamo, speriamo. Quindi concludiamo questo episodio con un acquisto. Musunda, che per adesso farà il titolare in questa squadra. Le prossime partite che ci impegneranno nel prossimo episodio saranno Cagliari, Inter e Sampdoria, e avremo tutto il mercato da fare. Quindi consigliatemi sotto i commenti, ve lo chiedo davvero per favore, perché non so cosa, chi comprare e chi vendere, perché comunque ho pochi soldi e non riuscirei a comprare comunque. Quindi ragazzi, fatemi sapere se il video è piaciuto con un bel like, arriviamo a 8 like e vi porterò al prossimo episodio. Commentare qui sotto, come vi dicevo, chi comprare, insomma. Seguitemi sui social, trovate il link in descrizione, il video è finito, bello.